Bentornati sul canale Sono Italiano. Oggi con le ultime notizie come: il famoso ballerino e conduttore televisivo è stato protagonista di un incontro che lo ha lasciato senza parole. Di chi stiamo parlando? Che eredità ha ricevuto Stefano De Martino? Stefano De Martino sta vivendo un periodo molto felice della sua vita. Oltre ai diversi programmi televisivi che lo vedono come protagonista, negli ultimi mesi si è registrato un avvicinamento con la sua ex moglie, la showgirl argentina Belén Rodríguez. Stefano De Martino ha confessato di essere tornato insieme alla madre di suo figlio Santiago, ma che i due non si risposeranno. Ma che eredità ha ricevuto nei giorni scorsi? Stefano De Martino e la sorpresa ricevuta. Stefano De Martino è salito alla ribalta nel mondo dello spettacolo nel lontano 2009. Dove, presso la Scuola di Amici, il programma condotto da Maria De Filippi. Ma la sua avventura non si è fermata qui. Infatti, dall'edizione seguente del programma Stefano De Martino ha partecipato in qualità di ballerino professionista. Nell'ultimo decennio, oltre alle sue ottime doti da ballerino, si è fatto conoscere anche per le buonissime qualità in veste di presentatore e conduttore. Diversi programmi televisivi condotti con maestria da Stefano. Ci riferiamo al programma comico Made in Sud e a quello di intrattenimento Stasera Tutto è Possibile. Ma non solo. Fra il dicembre 2021 e il gennaio 2022 ha condotto un nuovo programma, Bar Stella, da lui stesso ideato. Esso è andato in onda in seconda serata e ha visto come protagonisti diversi ospiti in un clima di spensieratezza, canzoni e omaggi. Ma che sorpresa ha ricevuto Stefano? L'eredità appunto ospite da Mara Venier nella puntata di venerdì scorso di Domenica In, serata che ha celebrato i 30 anni della storica trasmissione Rai, c'era proprio Stefano De Martino. Qui il compagno di Belén ha incontrato uno dei suoi più grandi idoli, Renzo Arbore. De Martino ha sempre sottolineato come Arbore sia stato sempre una fonte assoluta di ispirazione, come per il suo ultimo programma, il Bar Stella. Queste le parole che aveva detto a riguardo: un'ispirazione arboriana c'è, ma in ambito televisivo lui è un Maradona per me. Stefano De Martino si è presentato in trasmissione con una teca raffigurante uno degli adesivi originali del programma Arboriano Cacao Meravigliao. Per me è un onore, hai realizzato un sogno, sai cosa significa per me essere qui? Non ho parole, le parole di Stefano visibilmente emozionato dopo l'incontro con il suo idolo. Stefano si è anche fatto autografare la teca da Arbore, se mi ha portato bene finora, figuriamoci con la firma. De Martino ha anche ricevuto belle parole dal suo idolo, una sorta di eredità diretta, sei veramente bravo, ti auguro che sia tu a firmare tanti autografi. Poche ore dopo l'incontro con Arbore, l'ex ballerino di Amici ha pubblicato su Instagram una foto raffigurante la teca originale del programma. Nella didascalia al post, Stefano ha scritto, Cacao Meravigliao, da oggi anche firmao. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale per ricevere le ultime novità prima degli altri. Ci vediamo nei prossimi video. Ciao!